vi sto di nuovo salutando seduta per terra perché oggi sarà la seconda parte del decluttering di tutta questa zona, quindi della zona cabina armadio più postazione make-up della mia camera. E dopo esserci concentrati sui vestiti, oggi faremo tutta l'altra parte, quindi il decluttering della postazione make-up e se riesco volevo anche farvi vedere come ho intenzione di utilizzare e più in generale che cosa ho deciso di fare con tutti i prodotti che abbiamo trovato nei calendari dell'avvento. Però, visto che ci sono veramente tantissime cose, direi di non soffermarci e vediamo man mano cosa riesco a fare nell'arco della giornata, perché se va come l'altra volta ho impiegato tipo 6-7 ore. E considerando che il decluttering della postazione make-up non lo faccio, credo, da 3-4 anni, quindi ci sono 4 anni di trucchi lì in giro, probabilmente anche questa volta la cosa sarà lunga, però prima di cominciare, come sempre, ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di pulizie, di decluttering, di makeover. Poi, se non foste ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e se vi va nell'info box trovate anche il link per seguirmi su Instagram. Tra l'altro, rispetto all'ultima volta, anche la disposizione è cambiata perché ho questa cassettiera dove ci sono sia prodotti di make-up che di skincare. E nel frattempo ho aggiunto anche questo mobile e i primi tre cassetti, in teoria, esatto, dovrebbero avere prodotti make-up, però c'è un mix. Cioè della serie che se l'altra volta l'armadio vi era sembrato un incubo, questa volta con la postazione make-up penso che vi verrà tipo un colpo quando inizieremo ad aprire i cassetti. Infatti sto quasi pensando di estrarli già, posizionarci e iniziare a selezionare. Tante cose purtroppo probabilmente saranno anche scadute, però valuterò perché sapete che sulle polveri si può un pochino di più barare, mentre sui prodotti liquidi o comunque i mascara, le cose da mettere sugli occhi, sinceramente ci sto al triplo più attenta. Insomma, valutiamo anche in base al colore, allo stato di usura eventualmente, e una parte sicuramente li regalerò e l'altra parte vedremo cosa farne, ma sicuramente sì, oggi ne vedremo delle belle. Quindi iniziamo dal cassetto qui sopra che sì, ha dentro delle cose di make up, ve lo assicuro, anche se in questo momento potrebbe non sembrarvi così. Sì, visto che nel primo cassetto non ci sono tantissime cose make up, farei contemporaneamente le due cose. Queste non sono extension, ma è la parrucca, quella, la parrucca, la coda finta, quella di Primark che non c'entra nulla. E qui invece dovrebbero esserci un tot di palette che adesso vado subito a smistare, così poi beh, questa è la mia cuffia per la doccia che avevo preso da Primark, va bene. Comunque vado a smistare le palette così poi capiamo cosa tenere, cosa buttare e cosa regalare anche. Perfetto, così il cassetto è vuoto e ho messo tutto le palette che c'erano qui dentro, qui sopra. Sicuramente ne mancheranno diverse rispetto a quelle che uso di solito perché queste sono quelle che uso meno o comunque sono quelle che ho accumulato da più tempo, tipo queste due qui di Revolution, le avevo ricevute l'anno scorso a Natale e le mettiamo qui perché ancora le uso. Questa qui invece che è la Duochrome di Neve Cosmetics, non la utilizzo da un sacco di tempo, quindi non è il caso che stia qui. Esattamente come questa che avevo preso un sacco di tempo fa, di Too Faced, non l'avevo mai utilizzata. Palettina di Primark, quando facevo i video dei doppioni di Primark, e penso che queste qui in realtà le regalerò, ossia la Berry che la Amber. Questa qui di Pupa, la Hot Flame, anche la regalo sicuramente perché non l'ho utilizzata tanto. Le varie Naked, o comunque le varie palettine di Urban Decay e Too Faced, le teniamo tutte, anche se in realtà questa qui no, questa non la teniamo più. La vorrei tenere per ricordo, però è messa veramente malissimo e poi sicuramente aveva un PAO di 12 mesi, quindi è già scaduta da tempo. Urban Decay Smoked, questa
sicuramente la regalo perché ormai non la utilizzo più. Questa qui di Kat Von D la amo, stra amo, quindi la mettiamo qua. Pupa come prima e anche questa qui che ho voluto tantissimo, però avrà tipo 7 anni ormai. Era una collezione di Urban Decay con il Mago di Oz. Direi che queste due le regaliamo o le cestiniamo, non lo so, le metto lì per decidere cosa fare. Questa è stata una delle mie palettine preferite sempre di 4-5 anni fa, è la Smoky di Make Up For Ever, però questa la voglio ancora tenere perché è comoda anche da viaggio. Questa qui di Diego Dalla Palma la teniamo anche perché ha due colori bellissimi. Questa, mamma mia, ho pure di far cadere tutto. Questa che è quella di Too Faced Chocolate Chip la regalo sicuramente. Mi stavo perdendo per strada quest'altra di Make Up Revolution che mettiamo insieme alle altre due. Ho provato ad accendere le luci fotografiche così magari si vede meglio, potevo arrivarci prima. Comunque questa qui è sempre di Primark, la regalo. Too Faced Pretty Rebel, questa mi piace un sacco, la tengo. Poi qui ho due set di quelli di Nicole che in realtà dovrebbero essere vuoti. Esatto, sono entrambi vuoti perché i prodotti li ho direttamente nella postazione, quindi questa è carta ed è abbastanza inutile che stia qui. Questo qui è un kit per dormire che è in vendita da Sephora, non so cosa ci faccia qui ma va bene. Questo ormai ha fatto il suo tempo, si è pure rotta tutta, va bene. Palettina di Zoeva che avevo preso avevo preso nel video in cui provavo i prodotti, ma vi parlo di un anno e mezzo fa, provavo i prodotti più votati sul sito di Sephora, alla fine non l'ho mai utilizzata quindi la regalo, non ha senso che stia qui. Questa qui di Pupa l'ho stra usata, è quella con i quattro colori per fare contouring eccetera, però direi che ha fatto il suo tempo. Huda Beauty, questa è la prima palettina di Huda che ho preso, è la Desert Dusk e la tengo anche perché l'ho stra usata. Poi abbiamo la Chocolate Bar di Too Faced che ha fatto il suo tempo purtroppo. Le varie palette di Urban Decay, Naked 3, questa qui che non mi fa impazzire però ogni tanto viene comoda quindi le teniamo. Anche la Naked It, questa qui mi piace un sacco soprattutto per l'autunno. Questo è quel set carinissimo che avevo preso da Sephora, ecco dove era finito. Poi questa qui di Too Faced che è quella con tutti i glitter, sapete che non amo i glitter ma ogni tanto vi stupirò, l'ho utilizzata quindi la teniamo assolutamente. Neve Cosmetics, questa qui era gli arcobaleni, ha fatto il suo tempo. Iconica la tengo, poi questa qui di Make Up Revolution che è la Shock, la tengo assolutamente, è quella che avevamo usato anche di recente in un video. Palettina di Essence, Eye and Face, questa forse era di tipo 2 o 3 collezioni fa, la regalo. Di nuovo Make Up Revolution, questa qui era dello scorso inverno e la tengo. Poi c'è questa palettina di Bella Pierre che forse avevo preso addirittura su Wish, una cosa del genere. Comunque ha questi 3 colori di correttore e li tengo. Andiamo avanti con le varie chocolate. E queste qui ancora per un po' le tengo entrambe, anche solo da collezione perché sono bellissime. Invece questa qui di Make Up Revolution che sta facendo un sacco di riflesso, la regalo, è sempre a forma di cioccolato. Solo che i colori sono un po' troppo shimmer per quelli che sono i miei gusti. Palette che avevo composto io di Nabla con illuminante, blush, terra eccetera, la regalo. La Moon Dust di Urban Decay, molto glitterata per i miei gusti, via. E poi ancora c'è questa qui di MAC in cui però in teoria, esatto, non ci sono praticamente colori e soprattutto risalgono a tantissimo tempo fa, quindi da buttare o da regalare, vediamo. Poi palettina di Clio qua dietro, quindi la First Love la tengo assolutamente, mi piace molto questa palette, ha proprio i colori che uso abitualmente. Qui abbiamo una palette di Kat Von D che è veramente di tantissimi anni fa, credo che abbia 7-8 anni, però è stato un regalo che mi è stato portato dopo un viaggio all'estero, insomma è un ricordo senza stare a farvi lo spiegone, quindi la tengo e la ritengo. E poi c'è l'Ultimate Basic di Urban Decay che si è addirittura rotta, perfetto, lo specchio è qui ma va bene, e questa qui credo che la regalerò. E per finire qui abbiamo la palettina di Mesauda, questa qui è quella con
tutti i rossetti, solo che io non mi trovo benissimo a utilizzare le palette così, però la tengo ancora perché ci sono dei colori che mi possono servire anche per fare altre cosine per i video. Allora, ho appena controllato anche il primo cassetto, per fortuna ci sono, cioè per fortuna in realtà bisogna sistemare poi anche quello, però non c'erano praticamente prodotti make-up, ne ho trovati solo 4. Quindi quel cassetto possiamo rimetterlo nel mobile e dedicarci al terzo, insomma, perché l'ultimo contiene solo prodotti per i capelli, quindi phon, piastre, spazzole, cose varie. E sì, sarebbe da sistemare anche quello, ma oggi non riesco obiettivamente a fare tutto perché già per le palette ci è andato via un sacco di tempo, quindi procediamo. Comunque nel primo cassetto in realtà ho trovato solo queste cosine, questi tre prodotti che sono Essence, H&M e questo qui è Primark, li regalo sicuramente. Mentre questo set di Huda Beauty lo mettiamo poi insieme ai rossetti, la palettina, questa qui, Benefit, che è la palette cheerleader con tutti i prodotti che utilizzo sempre anch'io, la teniamo ovviamente, e teniamo anche l'altra. Questa è la Bronze Squad e questa invece è la Pink Squad, quindi più sui toni del rosa. E queste due ovviamente le teniamo. Poi ho trovato questa maschera che non ricordavo di avere, ora non vedo l'ora di provarla. È la Bubble Sheet Mask, che dovrebbe essere sfogliante e purificante. Ho trovato anche quest'altra, che è una maschera di Shaka, la Gold Mask, e la teniamo. E tengo anche questo duo di polveri di Pretty. Quindi prepariamoci al peggio con l'apertura del terzo cassetto. E qui i rossetti non sono nemmeno tutti. No, vabbè, mi viene male. Qui, a quanto sto capendo, avevo cercato di fare probabilmente già una selezione di rossetti. Tanti sono nella postazione principale. Questo qui non c'entra niente. È un prodotto per il corpo, insomma, che avevo preso dall'estetista, non c'entra nulla. E qui invece abbiamo i Melted Matte di Too Faced, ne ho tantissimi, sono sicuramente lì lì per scadere, quindi bisogna valutare un pochino anche in base al colore, perché ne ho un sacco, quindi potrei pensare di tenere i colori che uso di più, tipo questo qui, questo, quest'altro, questo anche, e regalare quelli che uso meno, tipo questi qui e questo idem. Questo lo teniamo perché magari per qualche esperimento strano può servire, però non posso tenere tutti questi viola. Qui già in realtà ci sono quelli più nude, ma tipo l'arancio così difficile che io lo metta. Qui abbiamo un sacco di nude che sono più o meno simili tra loro, quindi quelli più sui toni aranciati e caldi li tengo, quelli più sui toni freddi del rosa magari li regalo perché è difficile che io li utilizzi. Il rosso lo teniamo, marrone via, questo potrei pensare di tenerlo. E poi ci sono questi che invece erano i miei super super top, però ormai hanno fatto il loro tempo, questi qua sono inutilizzabili, cioè è impossibile metterseli. Quindi questi qua tutti sicuramente da regalare. Poi qui ci sono tutti quelli di Deborah, questi qua erano i Fluid Velvet Matte Lipstick, però vi assicuro che hanno almeno 3-4 anni, quindi sinceramente non mi fiderei nemmeno a regalarli questi. Più che altro, a parte il fatto dell'igiene, ma poi penso che siano proprio scaduti, andati. Ancora questi qui di Too Faced, ne ho veramente tantissimi, me li avevano mandati penso che fossero ormai 2-3 anni fa e effettivamente li ho utilizzati, però alcuni colori, tipo il blu, per me è immettibile e effettivamente anche questa, in realtà questa tonalità di fucsia, faccio molto fatica ad usarla. Tinta labbra di MAC la tengo, questo qui di Kiko mi piace tantissimo e lo tengo. Questi qui erano i cushion, i Velvet Cushion Stick di Deborah, e purtroppo stessa cosa degli altri, questi qua sono sicuramente scaduti, quindi adesso valuterò cosa farne. Poi qui abbiamo tutti quelli di Fenty Beauty, che di nuovo avevo preso anche per provarli con voi in un video, però ci
ci sono dei colori che sono un pochino assurdi. E in realtà vedendoli penso che possiate capirlo, cioè non sono colori assurdi, sono proprio colori che io faccio fatica ad utilizzare, quindi terrò sicuramente solo quelli più neutri, anche se di questa collezione ce ne sono pochissimi, tipo questo fucsia è molto bello, non lo uso tanto però lo tengo, ma colori come appunto il nero, il blu scuro, eccetera, ne tengo un paio giusto per qualche esperimento strano eventuale dei video, ma per il resto li regalo. Questa qui è una vecchia confezione delle creme, queste erano quelle di Planters, però ho dentro altre cosine che non c'entrano niente con il make-up. Secchiettino a panda che ovviamente tengo. E a proposito di panda, ho questa collezione di MAC. Questa qui molto particolare, la Nico Panda, con cui avevo fatto anche un video, se non sbaglio, ero andata a prenderla apposta a Torino, mi pare, però in realtà questo tipo di colore io non lo utilizzo, quindi lo regalerò. Tutti i rossettini di Mesauda invece li teniamo, mi piacciono sempre tanto. Questi qua, per esempio, sono i Metal Matte e mi piacciono tutti. Perché una volta stesi sono molto confortevoli sulle labbra. Io mi trovo bene con i prodotti di Mesauda, quindi li mettiamo magari qui dentro. Sì, forse avrei dovuto fare un decluttering solo dei prodotti per le labbra, però va bene, cerco di andare più rapidamente. Cioè, un verde del genere, io difficile che lo utilizzi, proprio molto molto difficile. Qui di L'Oreal che facevano parte di una limited edition natalizia di ormai 2-3 anni fa, quasi probabilmente sono scaduti, quindi li controllo e vedo poi cosa farne. Idem per questi qui di NARS, questi di NABLA, sicuramente, cioè quasi sicuramente sono scaduti, quindi bisogna valutare. Invece questi qui di Chanel che io adoro anche solo per come si aprono, li uso ancora tantissimo, perciò li tengo tutti. E ho messo con loro anche questo qui di Gucci che avevo preso con voi quest'estate, che fa parte della nuova collezione. Questo potrei metterlo anche in borsetta quasi quasi. Adesso poi valuto. Poi ci sono questi qui di Kiko, che sono quelli che hanno dei... Vabbè, ho beccato quello con il colore meno particolare di tutti, però in realtà questi hanno anche dei colori un pochino particolari. Ci sono, cioè questo era forse anche il meno peggio. Però ci sono tipo dei blu notte, dei verdi, li tengo però perché posso utilizzarli per qualche esperimento strano di qualche video e posso metterli insieme sempre a quelli un po' particolari di Fenty. Questi qui di Givenchy credo che abbiano boh 7 anni, una cosa allucinante, però erano bellissimi perché avevano tutto questo pack in finta pelle. Questo qui era fatto così, anche i colori erano molto semplici, ma di quelli che io uso per tutti i giorni, solo che purtroppo tra una cosa e l'altra è passato un sacco di tempo e quindi sono secondo me scaduti. Adesso vedrò cosa farne, ma non ha più senso che stiano qui. Qui invece abbiamo gloss di Fenty che tengo sicuramente, questa qui è una mini size di Estée Lauder, non so nemmeno perché sia qui, questo va qui, di nuovo un melted, questo è un rossetto di Clio e lo tengo sicuramente perché mi piacciono moltissimo, si può vedere da quanto l'ho utilizzato. Questo è Midnight Call. Qui abbiamo un altro melted che purtroppo ha fatto il suo tempo. Questo qui lo teniamo perché comunque è un gloss trasparente, quindi può andare insieme a quello di Fenty. E poi ho trovato uno di questi di Lancôme che fa parte della collezione creata in collaborazione con Chiara Ferragni. Questi qui mi piacciono tutti, infatti sono nella mia postazione, adesso li recupero. Mesauda lo mettiamo qui, mentre questi qui di Pupa, che sono tutti i vari Haim, sono quelli metal, se non sbaglio ce n'è qualcuno anche opaco, esatto. Devo ricontrollarli, quindi momentaneamente, visto che sono tutti uniti, li lasciamo qui, però mi sa che qualcosina sarà scaduta. Quindi il cassetto dei rossetti direi di aspettare un attimo a metterlo via, così estraiamo il primo cassetto, quello della postazione make-up vera e propria. Preparatevi al peggio del peggio del peggio in questo caso, perché penso che lì ci siano tutti gli altri rossetti che sono quelli
che uso principalmente ultimamente, e almeno andiamo anche a sistemarli un attimo. Spero che vi siate preparati psicologicamente e tadan, questa è la situazione attuale, è il delirio, lo so, forse non è neanche il caso di togliere il cassetto perché potrei rischiare di farmi male, guardiamo direttamente le cose così. Sì, sono consapevole del fatto che la situazione sia addirittura peggiorata, ma sto iniziando a tirar fuori tutto dal cassetto, così poi se riesco lo tolgo dal mobile. Perché così in teoria dovreste riuscire a vedere meglio anche voi quello che faccio, anche se non so neanche bene da dove iniziare, però qualcosina sono contenta perché è già divisa, cioè avevo già messo, non so perché, all'interno della postazione delle cose che volevo regalare, le avevo divise già. Quindi praticamente in questi due contenitori ci sono tutte cosine che vorrei regalare e in questo caso sono principalmente fondotinta che o non sto utilizzando o magari sono troppo chiari per me o troppo scuri. In generale ci sono proprio anche prodotti per il viso, palettine di Nabla, poi c'è per esempio questa palette di Urban Decay che alla fine ho utilizzato pochissimo, quindi è inutile che sia nella mia postazione. E anche di qua, a parte i prodotti per il viso, ci sono tanti altri prodottini che ho magari doppi o tripli o comunque non utilizzo tantissimo per via dei colori o il finish, però sono sicuramente tutte cose che non sono assolutamente scadute, quindi vale la pena dargli un secondo barra terzo riutilizzo, però sono assolutamente tutte cosine che non sono scadute. Adesso sì, dovrò pulirle e sistemarle, però a mio parere vale assolutamente la pena dargli una seconda vita ed è abbastanza inutile che stiano nella mia postazione se poi appunto restano inutilizzate. Idem per quest'altro contenitore che di nuovo, a parte questa palettina di Sephora che avevo preso sempre tempo fa per uno dei vari video, forse l'ho beccata bendata questa qui, però a parte questo qui ci sono tantissimi altri prodotti per il viso che io non utilizzo più. Oppure sono di colorazioni un po' strane che magari, cioè, mi vedo meglio con altri prodotti, diciamo. E anche questi penso proprio che farò dei cesti per regalarli perché in molti casi magari non sono messi bene. No, questo però non dovrebbe stare qui, ok? Già avevo sbagliato una cosa, va bene. Dicevo, in molti casi non sono assolutamente scaduti e sono ancora utilizzabili. Invece, per quanto riguarda questo contenitore che avevo preso tantissimo tempo fa da Muji, sicuramente tutti i prodotti che ci sono all'interno vanno ricontrollati bene, ma hanno più di 5 anni probabilmente, quindi hanno fatto un pochino il loro tempo. Sicuramente svuoterò il contenitore, li ricontrollerò e poi vedrò cosa fare. Ma il contenitore in sé lo tengo perché è veramente comodissimo e posso appunto riutilizzarlo anche da esporre eventualmente nella postazione. Invece, per quanto riguarda il cassetto degli orrori, adesso cerco di dividere. Come vi dicevo, ci sono diversi prodotti labbra che sono qui anche se non ci dovrebbero essere, proprio perché sono quelli che utilizzo di più, o magari, tipo in questo caso, nel caso dell'azzurro, mi è capitato di utilizzarlo per un video. Quindi devo sicuramente fare una selezione e andare a metterli nel cassettino dei rossetti. Nel frattempo ho recuperato anche le palettine, quelle che vi dicevo che erano nella postazione make-up, perché sono quelle che utilizzo di più, tipo questa qui, nuova di Huda Beauty, che mettiamo qui, la Pretty Rich di Too Faced, che mi piace veramente tantissimo, sempre Huda Beauty, la Rose Gold, la Naked Reloaded, che non ho usato tanto, ma voglio ancora tenerla per darle qualche chance, questa qui che è la Dream Queen di Too Faced, la mia adorata Naked Cherry, questa qui l'amo, si vede anche da quanto sono scavati i colori. Poi ancora la Born to Run di Urban Decay che mi piace da un sacco di tempo e sempre di Too Faced.
Face, la Gingerbread Spice, che è molto in mood con il periodo. Poi l'immancabile palette di Chiara Ferragni, questa qui sapete che non mi piaceva all'inizio, ma poi alla fine la sto usando praticamente ogni giorno per fare qualunque tipo di trucco. E ho trovato anche queste qui, le tengo tutte tranne questa di Yves Saint Laurent e la Naked Basics, sempre per il motivo per cui anche l'altra ho deciso di non tenerla. Comunque ho trovato un sacco di palettine di Lancôme e le tengo tutte e quattro. Poi vabbè, queste palettine per il viso di Dior che sono ottime, soprattutto questa qui opaca, mi piace tantissimo. Sempre palette occhi di Dior, questa qui di Huda Beauty che ho usato un sacco, questa qui di MAC che avevo preso se non sbaglio l'anno scorso e mi piace tantissimo. Questa invece è la White Peach di Too Faced, visto che non l'ho utilizzata finora direi che la regalo. E poi invece tengo questa qui di Becca che ha tutti i colori nude, quelli che piacciono a me, e entrambe le palettine di Marc Jacobs. Questa è una new entry dei saldi estivi e questa invece è quella che avevo preso bendata l'anno scorso sul sito di Sephora. Proseguiamo con i contenitori che c'erano all'interno del sacchetto. Allora, intanto qui ci sono due rossetti, questi sono quelli di Gaia. Poi qui ci sono altre due palettine, la Naked It, questa qui piccolina che la tengo perché anche se ho la versione grande questa è comoda per viaggiare, mentre la Glow Peach la regalo. Patch per il naso non devono stare qui. Un sacco di primer di Too Faced, questi qua mi piacciono tanto, li teniamo. Il primer che ho recuperato di Hourglass, la mia cipria bianca di Make Up For Ever che era andata persa e ora sappiamo il motivo. Questi qui li avevamo provati insieme in un video, li avevo presi tipo su Wish. Illuminante Hourglass lo teniamo. Questa qui sicuramente la regalo insieme a questa di Too Faced e anche a questa qui di Nabla. Sono terre che non uso mai sinceramente. Qui ci sono i prodotti di Moschino, questi qua sono i due prodotti labbra, li terrò anche se i colori non sono il massimo. Qui c'è anche, ok, ci sono anche tre illuminanti, però li tengo tutti e tre perché veramente questa collezione mi era piaciuta un sacco. Non mi sbarazzerò mai di nulla, probabilmente qui parte Chiara collezionista. Qui c'è un altro rossetto, fondotinta di Fenty Beauty, questi sono quelli che utilizzo di più insieme a questo qui, e questo invece di Urban Decay ormai ha fatto il suo tempo, quindi via. Palettina di correttori di MAC, purtroppo questa è completamente scaduta e poi è stato uno spreco perché usavo solo l'arancione, meno male che adesso mi sono organizzata diversamente. Ancora rossetto di Chiara Ferragni, rossetti di Erichioba, questa tinta labbra di Huda Beauty che mi piace un sacco, che in teoria terrò, esatto, questo qui è ancora assolutamente completo, c'è cioè matita labbra, prodotto labbra opaco e prodotto per fare lo strobing. Potrei pensare di eliminare la bocca ma è troppo bella. Spugnetta in silicone di Sephora, di nuovo Moschino per Sephora. Questo bronzer di Too Faced è completamente glitterato quindi lo regalo, e anche questa palettina sempre per il viso di Make Up Revolution la regalo. Qui vabbè c'è il mio siero, quello per le ciglia che ultimamente non sto più utilizzando con così tanta costanza, ma lo teniamo. Fondotinta in crema di pupa lo teniamo. Prodottini Nabla e Deborah, sì, sono più che altro ombretti in crema, quasi tutti di Nabla e di Deborah, e questi qua purtroppo c'è anche qualcosina di Wycon, però purtroppo sono ormai completamente secchi, questi non potrebbe più applicarli nessuno sul viso purtroppo, quindi direi di buttarli. La cosa divertente è che mi sono gasata quando nei calendari dell'avvento abbiamo trovato i temperini, perché vi ho detto non ne ho mai quando mi servono, ne avevo tre solo in questi due cassetti praticamente. Questa qui di Sephora sicuramente la regalo, troppi glitter. Prodotti labbra, questi qui di NYX mi piacciono un sacco, li tengo. Altro mini gloss di Fenty. Primer, questo qui è di Dermacol, lo tengo. Questo qui è un fondotinta stick di L'Oreal che è comodissimo, questo lo regalo. Questo anche, esattamente come questi qua. No, questo va buttato perché stesso principio, ormai inutilizzabile. Thank you.
decisamente a buon punto. Vabbè, a parte il sacchetto delle cose da buttare, queste sono totalmente scadute, le ho anche ricontrollate. E non mi fiderei a darle a nessuno, anche perché so cosa vuol dire farsi venire irritazioni, allergie, poi doversele far passare. Quindi queste da buttare. Il resto invece devo ancora finire di controllare questo. Questi qui sono quelli che avevo già diviso e qui ho preparato un mega sacchetto con tutte le cose da regalare che riguardano palette, fondotinta, eccetera. Altri che non sono già qui perché so già a chi darli, e anche qui c'è un altro sacchetto con altre cosine da regalare. Dovremmo praticamente esserci, anche perché tra un secondo va direttamente via la luce e non vediamo più niente e dobbiamo continuare domani. Comunque qui dentro ci sono i prodotti che uso di più la mattina, quindi li butto per comodità in questo cestino o se devo partire nella pochette, ma è una cosa che sapete già. Allora, queste qui le tengo tutte, sono le solite di Hourglass, il trio liner che uso sempre, e le compro ogni volta di 3 in 3 perché la confezione questa, per esempio, non c'entra nulla. Va qui prodottini per le sopracciglia, che sono appunto quelli del set che abbiamo trovato stamattina, lo specchietto che avevamo trovato stamattina l'ho posato lì, poi Banana Beauty, Sephora, qui ci sono un sacco di tinte labbra di Sephora, sapete che io le adoro. Banana Beauty di nuovo, pennellini, sì, dovremmo fare anche il decluttering dei pennelli, però direi che oggi non c'è più tempo. Huda Beauty, che mi piace tantissimo, quindi queste cosine vanno poi nel cassetto delle tinte labbra, insieme a questa qui di Clio, alla mia preferita di Fenty Beauty, che ogni volta che la indosso mi piace tantissimo, e ad altre tinte labbra, sempre Sephora, Kat Von D, poi abbiamo Huda Beauty, qui invece dovrebbe esserci Mesauda, di nuovo qualcosina di Sephora, il Lip Injection, ma in linea di massima, in teoria, sia nel cestino che nella pochette ci dovrebbero essere tutte cose che voglio tenere. Si tratta solo di sistemarle un pochino meglio, perché ci sono sia pennelli che appunto primer, tipo questo qui è quello di Becca per il contorno occhi ed è fantastico. Una volta finito lo ricomprerò sicuramente. Qui c'è di nuovo una palette, questa è quella che ha creato MAC con Paola Turani per il suo matrimonio e la amo. La cipria bianca di Make Up Forever che abbiamo trovato prima, poi primer, questi qui dell'Occitane che li adoro, questo è un po' più estivo, mentre in realtà qui c'è quello trasparente, qui c'è quello un po' più rosa, li amo tutti questi, ve lo dico sempre. E poi sì, in teoria Banana Beauty tinta labbra, di nuovo Huda Beauty sempre una tinta labbra, e poi ci dovrebbero essere un sacco di mascara, però sì, questi prodotti sono quelli che uso tutti i giorni, quindi probabilmente non c'è assolutamente nulla di cui fare il decluttering, semplicemente devo mettermi a sistemarli e potrei evitare di tenere addirittura, cioè guardate quanti mascara, 4 mascara contemporaneamente che utilizzo e non è finita perché, ah no, pensavo fosse un altro mascara, no, è l'eyeliner della linea Better Than Sex, però insomma, questi qua sono tutti prodottini di uso comune e in più ci sono i vari pennelli. Penso che questa cosa si stia ampiamente notando, è andata completamente via la luce, quindi non so bene quanto vedete di me e non so quanto sarei riuscita in più a farvi vedere, quindi non capisco come questa mattina mi fosse venuta anche solo così in mente l'idea di fare anche il decluttering delle creme, quindi di tutti i prodotti di skincare, più quello dei prodotti trovati nel calendario dell'avvento, cioè era impossibile perché solo per fare questo e fare una divisione decente dopo quasi 5 anni, il tempo che serviva era per forza questo, quindi non ce l'ho fatta, perciò fatemi sapere se volete vedere un altro episodio di questa serie in cui sistemiamo, anche se adesso, a parte tutto, vorrei comunque iniziare anche i makeover natalizi. Magari lasciamo perdere questa zona della casa e ci concentriamo sulla stanza e sul salotto, però insomma mi piacerebbe fare le due cose contemporaneamente, così da far durare questo periodo magico il più possibile. Quindi, anche se non si trattava di una challenge, a me al termine dei decluttering piace sempre dire questa cosa, quindi secondo me challenge superata e sicuramente
c'è ancora molto lavoro, sicuramente c'è ancora tanto da fare, però conto entro un mese di aver finito tutto e fare poi la make-up collection definitiva, facendovi vedere bene come ho deciso di sistemare le cose. Oggi era il primo round per iniziare a capire cosa tenere, cosa regalare, cosa buttare. E direi che è andata bene, anche se è stata addirittura più lunga dell'altra volta. Però, visto il tempo che era passato dall'ultima operazione di questo tipo, c'era da aspettarselo. Comunque, direi che anche per oggi ho dato, sono molto soddisfatta, anche se è un pochino stancante, dà sempre tanta soddisfazione. Comunque, io smetto di parlare, sbizzarritevi nei commenti qui sotto, fatemi sapere appunto se volete vedere anche altre puntate di questa serie. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!